Un drammatico evento ha scosso l'ospedale di Dolo quando la scorsa sera è stato rinvenuto il corpo senza vita di un individuo all'interno del cantiere adiacente al pronto soccorso, dove si era introdotto abusivamente. Le forze dell'ordine e gli operatori del SUAM 118 hanno trovato il suo corpo esanime al termine di lunghe ricerche finalizzate a fargli lasciare l'area interdetta. L'uomo, dopo essere arrivato al pronto soccorso accompagnato da un familiare intorno alle 18:30 della scorsa sera, è stato preso in carico dal personale medico del pronto soccorso per essere sottoposto a una visita specialistica. Al fine di monitorare la sua situazione clinica dopo una crisi, il paziente era stato trattenuto nello stesso pronto soccorso con l'intenzione di rivalutare la sua condizione non appena la fase critica fosse passata. Tuttavia, verso le 21:30, l'individuo è riuscito a eludere la sorveglianza, allontanarsi attraverso un'uscita di sicurezza, intrufolandosi successivamente nell'area di cantiere, dove il suo corpo senza vita è stato individuato dopo un paio d'ore di ricerche. La direzione dell'ospedale, che ha attivamente collaborato alle stesse, sta ora lavorando insieme alle autorità competenti per verificare che gli standard di sicurezza del cantiere siano stati rispettati durante lo svolgimento degli eventi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.